Il Foggia che vince e convince ha qualcosa comunque di cui farsi perdonare. Che la formazione rossonera fosse una macchina inesauribile da gol era risaputo, fattesto l'ultima stagione nel corso della quale la loro formazione di Stroppa fu fra le più prolifiche dell'intera categoria. Così come era risaputo che il Foggia avesse qualche problema di natura difensiva, riprova ne sia il fatto che la passata stagione sono state 68 i gol finali che hanno macchiato una stagione per altri versi assolutamente positiva. E allora ci si sarebbe aspettato che nel corso dell'ultima campagna di rafforzamento il Foggia rivedesse il suo assetto difensivo, magari con l'inserimento di qualche tassello. Qualche tassello è arrivato, in effetti, ma non di spessore come magari ci si aspettava. E così Bizzarri, che è un nome, una garanzia, arriva dalla Serie A, ha giocato fino all'anno scorso con l'Udinese, ancora non sembra aver preso in mano la difesa e non ancora sembra guidare il pacchetto arretrato del Foggia, tanto è vero che non ricordiamo fino ad ora un intervento che sia uno finora decisivo. E poi per il resto l'assetto difensivo è lo stesso dell'anno scorso, con in più la perdita di Calabresi che, come saprete, è andato via, è tornato da Roma e adesso gioca a Bologna, richiamato da Di Biagio nell'Under 21. Questo per dire anche lo spessore del giocatore che il Foggia aveva la passata stagione. Fra tante note positive, dunque, la nota stonata della difesa, il Foggia che becca sempre gol, gli ultimi sembrano tutti quasi in fotocopia ed evidentemente c'è del lavoro, grosso lavoro da fare per Grassadogna. Se in 8 gare ufficiali il Foggia, pensate, tra campionato e coppa, ha preso qualcosa come 16 gol, beh, allora vuol dire che evidentemente non tutto torna proprio a posto.